Allora, seconda artista è Sandra Boldrini, è un'artista che purtroppo non è potuta venire per questioni di salute, è un'artista che ho conosciuto da pochissimo, un'artista di Lonato, pensate, in provincia di Brescia. Ecco, la sua identità la trova direttamente dalla figura femminile. Come vedete, questa figura femminile è una figura femminile magmatica e direttamente, come vedete, è senza la pelle, perché la pelle per lei è quasi una specie di barriera verso l'interiorità. Lavora molto su questi colori magmatici e questi, diciamo, sfondi indefiniti da te, così è la strada. Quindi farei un applauso comunque dell'aria a nostra Sandra Boldrini per questo.